Ciao a tutti, come prima cosa dobbiamo convertire il file video in una sequenza di immagini, quindi nella sezione di video editing andiamo a importare il file video nella timeline di Blender. Eliminate il file audio. Di default Blender è impostato a 250 fotogrammi, io ne aggiungo un centinaio in più, quindi il mio progetto alla fine sarà di 350 fotogrammi. Impostate il numero di fotogrammi per l'esportazione. In questo caso io esporterò i fotogrammi in JPEG, ma potete usare qualsiasi altro formato. Quindi scegliete la cartella per l'esportazione. Andate su Render Animation. Appena avrà finito di esportare i fotogrammi, aprite un nuovo progetto, andate nella sezione di Motion Tracking. A questo punto assicuratevi che i frame coincidano. Importate la sequenza. Per selezionare tutti i frame basta premere A. Fate coincidere la lunghezza della sequenza con quella del progetto. Poi cliccate su Prefetch per far renderizzare la sequenza e poterla vedere tutta in modo fluido. Cliccate su Detail Feature e inserite la soglia a 0,01 e la distanza a 70. Ora iniziate il tracking. Quando la maggior parte dei tracker saranno scomparsi, premete Esc e reinserite nuovi tracker. Continuate il tracking. Bene, è finito. Ora andiamo a pulire un po' la traccia che abbiamo appena fatto. Andiamo su Filter Tracks e inserite un valore di 15. Ora con la X potete togliere i tracker che abbiamo selezionato. Come Refine inserite Focal Length K1, K2 e premete su Solve Camera Motion. Ci dà un errore di 1,58, dobbiamo scendere almeno sotto all'1. Quindi continuiamo a pulire. Clean Tracks e inserite un valore di 2. A questo punto, sempre con la X, eliminiamo i tracker che si sono selezionati e rifacciamo Solve 1,04. Quindi continuiamo a pulire. Adesso inseriamo un valore di 1 e eliminiamo anche questi tracker. Rifacciamo Solve 0,47. Perfetto, direi. Quindi a questo punto set as background per inserire il video come sfondo della camera e setup tracking scene. Ora selezionate tre tracker sul pavimento e cliccate su floor. Una piccola parentesi, se non visualizzate le informazioni aggiuntive dei singoli tracker, basta abilitare la spunta info da questo menu. Selezionate un tracker e con Set Origin verrà spostato all'incrocio degli assi. Se è presente un tracker sullo stesso asse, impostatelo come asse X o Y in questo caso. Se nel layout non visualizzate i punti di tracking, basta abilitarli da questo menu qui. Ok, il tracking vero e proprio è finito. Adesso io inserisco il cubetto di default alla scena per vedere com'è avvenuto. In descrizione vi lascio dei tutorial sicuramente migliori e più approfonditi del mio. Purtroppo sono in inglese, ma anche se non lo parlate vi consiglio comunque di dargli un'occhiata. Grazie di aver seguito il tutorial, a presto!